Nel pomeriggio del 4 ottobre 2016, a Chiusi della Verna, nella splendida campagna toscana della provincia di Arezzo, alle pendici del santuario francescano della Verna, dove nel 1224 San Francesco ricevette le stimmate, è stata inaugurata la nuova stazione dei Carabinieri, dedicata all'appuntato Carmine della Sala, insignito di medaglia d'oro al valor militare, morto a soli 46 anni nel 1973. All'inaugurazione della caserma sono intervenuti l'arcivescovo di Arezzo, Monsignor Riccardo Fontana, il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Giampiero Bocci, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette, il capo del Corpo Forestale, Cesare Anselmo Patrone e il sindaco di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini. Una cerimonia particolarmente toccante che ha visto la presenza anche della signora Anna Maria Cecconi, vedova del carabiniere della Sala, che ha tagliato il nastro, accompagnata dal figlio, anch'egli carabiniere.